Fabio Boncio, io sono un lavoratore della Trefan. Da quello che abbiamo capito, l'unica cosa che chiediamo e che è venuta fuori oggi è un allungamento della cassa integrazione. Altro no, non ho visto altro, quindi ecco, di reindustrializzazione non se ne parla ancora. Siamo arrivati alla vigilia in pratica di febbraio, diciamo, ecco. Mancano 2 mesi, poco più. Quindi l'unica cosa che è venuta fuori qua oggi è che si sta spingendo tutti per l'allungamento della cassa integrazione. Temete lo smantellamento del polo chimico? Diciamo che io ho dei colleghi che lavorano in Novamont, in Bollier, e mi hanno detto delle cose, insomma, che fanno pensare, ecco. So che Novamont lavora per un quarto della produzione, Bollier credo che ci abbia dei problemi, quindi non è più l'uscita di Treofan, aumenterebbe notevolmente anche le spese di gestione del sito. Quindi, ecco. Come ha detto qualche suo collega, tante... Sì, al di là che dell'assenza magari di una figura fondamentale come assessore al sviluppo economico, ecco. Però noi diciamo che quello che contava oggi è sapere forse qualche notizia in più. Per l'ennesima volta abbiamo avuto conferma dal liquidatore che ci sono delle offerte, ci sono delle valutazioni, ma a oggi, dopo 2 anni di cassa integrazione, non abbiamo nulla ancora, cioè di concreto, non abbiamo né un piano industriale. E ecco, l'unica cosa che è uscita fuori oggi è la richiesta anche da parte delle istituzioni di un allungamento, di una proroga, ecco, della cassa integrazione. Questo è l'unico obiettivo che è uscito fuori oggi. Allora, non c'è stato detto niente di nuovo, sono parole già sentite, noi volevamo qualche soluzione, qualche cosa pratica, una certezza che ancora non è arrivata, aspetteremo al 23. Mi ricordo, stato d'animo dopo queste lunghe 4 ore? Lo stato d'animo rimane sempre quello di prima di queste 4 ore, perché comunque rimaniamo sempre nell'incertezza, rimaniamo sempre nel dubbio su cosa ci succederà. Speriamo che con questo incontro perlomeno si sia risollevata un'attenzione maggiore al nostro problema. Tutto qui, non so nemmeno dove ci porterà questa cosa, spero solo in qualcosa di positivo perché siamo esausti.